Siamo con Fabio De Nunzio questa sera per la presentazione del libro Sotto il segno della bilancia qui a Cleovigno. Allora Fabio, volevo chiederti innanzitutto come è nata l'idea di questo libro. Ma l'idea di questo libro è nata dalla gente, da persone che soffrono del problema dell'obesità, quindi mi incontravano per strada un po' in tutta Italia e mi hanno sollecitato e mi hanno invogliato di scrivere un libro per dare voce a tutti i problemi che le persone obese hanno. I problemi sono tanti, sono dalla discriminazione alle barriere architettoniche, quindi veramente tanti problemi che devono essere risolti. E siccome in Italia siamo all'anno zero da questo punto di vista, ho raccolto all'interno del libro un po' di situazioni sia personali, quindi di cose che mi sono accadute, anche di altre persone, e insieme a Vittorio Graziosi abbiamo scritto questo libro che sta avendo tanto successo in Italia. Ecco, Sotto il segno della bilancia, diciamo, il titolo riprende anche un segno zodiacale, quindi oltre al rapporto con il peso, se vogliamo, com'è il tuo rapporto anche con lo zodiaco, quindi con il segno della bilancia? Beh, proprio il titolo nasce da questo, nel senso che la bilancia, il pesa persone, mi ha accompagnato sempre, insomma da quando sono nato quasi, e ahimè non riesco a liberarmene. Però se dovessi dimagrire, quindi liberarmene della bilancia, sono nato anche sotto il segno della bilancia dal punto di vista zodiacale, quindi della bilancia non potrò mai liberarmi per tutta la vita. E quindi nasce Sotto il segno della bilancia, che racchiude un po' tutto. Ecco, nel tuo libro appunto racconti anche degli aneddoti particolari della tua vita, ma anche di chi ha questo il problema dell'oversize, come si dice. C'è un aneddoto in particolare che un po' che ti viene in mente, oppure uno che senti più tuo? Bah, di aneddoti veramente ce ne sono tanti, ne diciamo proprio uno giusto per fare un esempio, perché i problemi sono un po' all'ordine del giorno. Anche andare in banca, ad esempio, è un problema per le persone che hanno dei chili in più. Perché è un problema? Perché quando entri in quel bussolotto circolare, normalmente c'è una vocina che ti dice: si prega di depositare gli oggetti metallici nella apposita cassettiera. Quindi noi andiamo, depositiamo anche tutti quelli che stanno vedendo questa intervista. Quindi una volta depositato si rientra. Per la maggior parte della gente, una volta che si rientra, si chiude e si entra all'interno della banca. Per quanto riguarda me e chi naturalmente è quanto me o di più, per noi c'è una seconda vocina che dice: si prega di, oltre che si prega di depositare gli oggetti metallici, si prega di entrare una alla volta. Non è possibile questa vocina di entrare una alla volta, ma sono uno. Allora questa vocina va cancellata, perché all'interno della banca ci sono persone che si mettono a sorridere perché tu non riesci ad entrare, e per entrare devi aspettare un impiegato della banca che spinge un bottoncino per farti entrare. Non è possibile. Quanto conta per te una sana e corretta alimentazione? È importantissimo, bisogna mangiare bene, bisogna mangiare sano. Per tutti coloro che vogliono dimagrire, mi raccomando, non rivolgetevi in internet quindi per cercare diete, andate da un nutrizionista, andate da un dietologo, andate da persone specializzate, quindi qualificate, che possono naturalmente darvi una dieta per farvi stare meglio e non farvi stare peggio, consigliata eventualmente da un amico da internet, no, da una persona qualificata. Ecco, fra i riconoscimenti che hai ricevuto, oltre a un premio per la letteratura ricevuto qualche settimana fa a Cattolica, anche il titolo di Cavaliere della Pace ricevuto ad Assisi. Ecco, com'è stato per te ricevere questo ambitissimo riconoscimento? Beh, riconoscimenti ce ne sono stati tanti, veramente dal nord al sud dell'Italia per questo libro. Ha vinto anche due premi letterari e il riconoscimento di Cavaliere della Pace è il riconoscimento che ti dà forza, coraggio per poter andare avanti e continuare con i messaggi positivi che il libro dà. E parliamo un po' anche della tua esperienza televisiva, quindi nel mondo dello spettacolo. Che cosa ti ha lasciato un po' vivere l'esperienza in televisione? E cosa vorresti cambiare un po' della TV italiana?
Io non sono una persona che può cambiare la TV italiana. L'esperienza televisiva è stata un'esperienza positiva, non è detto che naturalmente non si ritorni in televisione con qualche progetto o in altre trasmissioni o nella stessa, non si sa. Il futuro non lo conosciamo, il domani non lo sappiamo, quindi l'unica cosa è lavorare e cercare naturalmente di crescere sempre di più. Il consiglio che dai ai giovani che vorrebbe intraprendere non solo la carriera di scrittore, ma anche quella del mondo dello spettacolo, qual è il consiglio che tu dai? La cosa importante è studiare, prepararsi, non deve pensare nessuno che vi viene regalato qualcosa, ma non vi viene regalato nulla, anzi vi possono togliere, quindi prepararsi, arrivare preparati a qualsiasi colloquio, qualsiasi provino, qualsiasi anche per dire stesura di un libro, andare preparati per poi crescere sulla preparazione che si è fatta, quindi fare bella figura già al primo impatto. Ecco, per concludere un saluto ai lettori e agli ascoltatori del Giornale di Puglia Web TV. Vi saluto, sicuramente ci rivedremo presto, appena naturalmente sono da queste parti, chiamerò naturalmente adesso, Daniele che sta facendo domande, sta riprendendo, sta montando, ci metterà anche la musica e tutto quanto, quindi appena sono in questa zona chiamerò Daniele per fare una nuova intervista per dirvi cose nuove.